È semplice, si getta la bottiglia di plastica nell'apposito contenitore e si accumulano punti per poter avere sconti sul costo del trasporto o nel negozio di alimentari che si trova all'interno della stazione cubana del quartiere napoletano di Montesanto. In altre regioni si fa già da un po', ma nella città dell'endemica emergenza rifiuti l'iniziativa fa notizia. Si tratta del primo ecocompattatore installato a Napoli e si trova proprio all'ingresso della stazione di collegamento tra il centro e l'area Flegrea. Proprio di fronte all'ecocompattatore c'è il primo negozio che ha aderito all'iniziativa, voluta da EAV e dalla regione Campania, e dove si potranno acquistare prodotti grazie ai punti via via accumulati su un'apposita card. Riciclare 20 bottiglie di plastica rende un euro. A mostrare il funzionamento il presidente di EAV Umberto De Gregorio e il vicepresidente della giunta regionale della Campania Fulvio Bonavitacola. 20 bottiglie danno diritto ad un euro che si può utilizzare comprando biglietti della Cumana della Circonflegrea o facendo la spesa da Flor do Caffè per ora. Un tema importante che cerchiamo di affrontare con leggerezza ma con determinazione all'interno di un piano strategico della Regione Campania che ovviamente cerca di sfondare e di affrontare in maniera decisa il tema dell'ambiente. Credo che noi dovremo nei prossimi mesi estendere questa esperienza, perché unire un messaggio valoriale ma anche un incentivo economico funziona molto bene.